Ok, allora, benvenuti. Questo è il corso di algoritmi e strutture dati. Il mio nome è Alberto Montresor. Utilizzerò delle slide cui vado a scrivere direttamente, e quindi la prima cosa che faccio è proprio quello di condividere le slide. Come ho detto, se ci sono problemi tecnici, fatemelo sapere via chat che mi interrompo. Stiamo registrando. Ok. Ottimo, credo che vi compaia una scritta con autorizzate la registrazione. Ok, allora, come dicevo, questo è il corso di algoritmi e strutture dati. Questa è la sedicesima stagione, uso questo termine, anche perché come The Walking Dead in realtà è fatto da due parti, da due sottostagioni. La prima che facciamo da qui alla fine dell'anno, e poi la seconda in cui spero tanto di essere in presenza. Perché secondo me il Covid fa schifo, ok? A me dispiace tantissimo non poter essere in aula lì con voi. Mi sono detto, adesso mi lamento un attimo, faccio un po' l'anziano, che si lamenta dei bei vecchi tempi in cui si andava in aula, e dopo con questa la chiudo, spero di non lamentarmi più. Però la realtà è che io mi trovo veramente bene quando sono in aula, e queste due immagini, quando sono con voi, queste due immagini fanno vedere due cose che sono successe il 20 e il 21 febbraio di quest'anno. Il 20 febbraio facevamo Hashcode, che è una gara di programmazione organizzata da Google, e hanno partecipato quasi 150 vostri colleghi, magari l'anno prossimo sperabilmente parteciperete anche voi, e siamo arrivati secondi al mondo. E quindi 20 febbraio, fantastico. Il 21 febbraio ero in teatro a fare una rappresentazione teatrale dal titolo La bellezza computazionale della natura, e anche quello per me è molto, diciamo, appagante. E dopodiché il 21 febbraio ho scoperto il caso di Codogno, e poi è andato tutto a remendo. Niente più lezioni, eccetera, eccetera. Ma perché ve lo dico qui all'inizio? Perché col vostro aiuto vorrei trovare un modo per rendere, per quanto possibile, per quanto siamo distanti, questo insieme di lezioni il più partecipato possibile. Quindi io ho delle slide qui che negli anni ho sempre usato, poi adattate, migliorate e così via. Alcune di queste slide richiedono una forte interazione da parte vostra. Ora, oggi è il primo giorno, vi chiederò alcune cose già subito per la slide successiva. Poi però quello che mi piacerebbe è che durante l'anno partecipaste tutti il più possibile. Ok? Quindi io per il momento diciamo, mi limito a quello che si può fare oggi, vi faccio vedere un po' come è strutturato il corso. E dopodiché, un pochino più avanti, durante la lezione, ma anche nelle prossime, cercheremo di trovare un modo che piaccia a voi per interagire il più possibile. Ok? Quindi la prima domanda che facevo era la seguente, ovvero cos'è un informatico? E sostanzialmente la domanda. La prima volta che l'ho rivolta ai miei studenti, nessuno rispondeva, e ho provato a indicare una persona a caso, e quella persona poi era un matematico, una matematica, non mi ricordo, e sostanzialmente era strano in imbarazzo. Però in realtà sareste tutti in imbarazzo a rispondere a una domanda del genere, di questo genere. E quindi vi chiedo, provate a rispondermi. Non è necessario, io vado avanti, ok? Però se avete voglia di utilizzare la chat per rispondermi, dopo discutiamo un attimo delle varie risposte che mi avete dato.
Una cosa sulla chat, siccome voi adesso comparite molto probabilmente col vostro nome e cognome, zero problemi, non frega niente, però se per qualche motivo non volete essere più anonimi, potete semplicemente cambiare il nome con cui comparite, mettete un nickname e potete dire tutto quello che volete. Ok? Quindi lascio la domanda aperta, intanto pensateci, se volete rispondete, non siate timidi perché sennò queste cose sono veramente penose e vi propongo invece questo. Anche qui vi chiederò un po' di interazione. Ovvero vi chiedo di provare a risolvere il seguente problema. Avete un vettore di interi da, diciamo, un vettore di n numeri, qui numerati da 1 a n, ma comunque scritto il codice numerati da 0 a 1, e volete identificare il sottovettore di somma massimale. Sottovettore intendo un insieme contiguo di numeri che in qualche modo la cui somma è la più alta fra tutti i sottovettori che sono presenti nel vettore originale. Ok? Quindi quello che vedete qui è una descrizione matematica. Per esempio, io dico qui la cui somma degli elementi per k che va da i a j di a di k, intendo la somma del sottovettore fra i e j compresi. Ok? E vi chiedo di identificare quello che è il sottovettore più, in qualche modo, sottovettore che la cui somma è più alta. E quindi qui veramente avrei bisogno di un po' più di interazione, ma la vostra risposta potrebbe essere, ok, la vostra risposta potrebbe essere, vabbè, cerco qualcosa su Stack Overflow, che è sempre un cavallo di battaglia di chi deve scrivere codice, oppure posso sviluppare un algoritmo efficiente per lei, e questo in qualche modo per quello che mi riguarda, dopo parlerò di quello che avete scritto sulla chat, è una delle possibili definizioni di informatica, ok? Qualcuno che sviluppa algoritmi, ma mi piacciono quelle che stanno arrivando, grazie. A questo punto torniamo un attimo al problema. E vi chiedo se avete dubbi sul problema, se avete delle domande da fare, ok? Se avete capito quello di cui si tratta. Vi faccio vedere un esempio. Questo potrebbe essere un vettore, un insieme di valori su cui vogliamo trovare la sottosequenza, la sottovettore di somma massimale. Ok? Qualcuno lo vede? Mi basta indicarmi i valori di inizio e di fine. Oppure mi dice che questo è l'elemento 0, questo è l'elemento 1, 2, 3, 11, 12, quindi in qualche modo, se riuscite a dirmi quello che è il sottovettore di somma massimale, andiamo avanti, cerchiamo un po' di risolverlo tramite codice. Ok? Qualcuno lo vede? Tempo. Eccolo. Ok. No, aspetta, mi hanno squarciato che state scrivendo in fretta. Qualcuno dice da 4 a 10. Qualcuno ha scritto solo a 10, cioè il vettore, il valore 10. Parecchi mi state dicendo da 4 a 10. Qualcuno ha detto da 4 a 8. Ok, faccio vedere un attimo questa slide. E vedete che sostanzialmente da 4 a 10, nel senso di posizioni, 4 decima posizione, otteniamo il valore massimo. Grazie a tutti quelli che stanno rispondendo. Qualcuno ha scritto da 0 a 10 e quello che mi state chiedendo è tutto interessante. Allora, innanzitutto, io non vi ho detto
quanto deve essere grande questo vettore. Okay? E quindi sostanzialmente quello che succede è che anche questo vettore, chi ha risposto da 0 a 10, ha ragione. Okay? Il motivo è che se uno vede, questo fa 5, 2, più 3 fa 5, meno 1 fa 4, più 3 fa 7, 7 più 4 fa 11, meno 3 8, più 10 18. E questa è la somma massima. Se consideriamo anche questa parte, quella compresa nei primi 4 valori, la loro somma è 0. Quindi sommato a quel 18 fa sempre 18, quindi anche il vettore da 1 a 10 va bene, scusate, da 0 a 10 va bene, quindi chi mi ha risposto da 0 a 10 ha ragione perché non ho specificato quale vettore volevo ottenere. In realtà qui trovate una caratteristica che è, andiamo a questa cosa, massimale, che significa sostanzialmente, non ho chiesto qual è il vettore di somma massima, ma il vettore di somma massimale, perché sostanzialmente possono esserci più vettori che hanno questa caratteristica e noi abbiamo identificati un paio. Poi uno di voi mi ha chiesto il sottovettore dei numeri maggiori di 0, non necessariamente, perché vedete che a includere il 3, scusate, meno 3, e poi a includere il 10 io ho un guadagno di più 7 e quindi sostanzialmente ottengo un valore più grande. Però se volessi includere anche questi ultimi due, per includere il 2 dovrei includere anche il meno 3 e quindi ottengo un meno 1 da quella parte, quindi non mi conviene. Una domanda che non vedo è la seguente: e se sono tutti negativi, qual è la somma massimale? Allora, qui ve lo dico io, dipende dalla definizione che uno vuole dare. Noi considereremo anche la possibilità di sottovettori, bravo, il vettore vuoto, sottovettori che hanno zero elementi. Ok? Quindi nel caso siano tutti negativi, la risposta massima, massimale, è zero come valore. Dov'è? Non è necessario specificarlo. Una domanda era manca K, credo che intenda da dove salta fuori questo K e deriva dalla sommatoria. Possiamo interpretare quel K come un indice di un for che fa la sommatoria. E infatti, a questo punto, la domanda successiva è: riuscite a risolverlo? Riuscite a scrivere un algoritmo che risolva questo problema? E la domanda ancora più importante è: riuscite a risolvere in maniera efficiente? Allora, io vi do come punto di partenza tre pezzi di codice in Java, Python, C++, che sostanzialmente quello che fanno è, dati due indici i e j contenuti nel vettore A che stiamo andando a sommare, restituisce la somma di tutti gli elementi compresi fra i e j inclusi. Quindi sum e accumulate, con le specificità di ognuno dei linguaggi, vi permettono di ottenere la somma degli elementi compresi tra i e j. Allora, a questo punto, quello che vi domando è: se volete, utilizzate questo pezzo di codice, se non volete, fate a meno, provate a risolvere il problema. Vi do qualche secondo flash. Minuto. A questo punto in aula io vi direi parlate fra di voi, dopo discuteremo un attimo di questo. Però questo serve una parte fondamentale. Adesso siete tutti dispersi e probabilmente non potete discutere con i vostri colleghi. Quindi in questo momento provate a farlo da soli. Provateci un attimo, so che sembra un po' strano iniziare un corso con un esercizio e non aver ancora visto niente, diciamo. Però se avete fatto programmazione 1, se avete fatto i corsi di base di informatica e di matematica, nel linguaggio che preferite dovreste essere in grado di risolvere questo problema. Ok? Vi do qualche secondo per vedere.
Qualcuno voglia cimentarsi, infatti mi basta uno schema, non è tutto corretto, preciso. Un'altra cosa che poi vi specificherò più e più volte è che se mi restituite la somma massima senza memorizzare la posizione, avete risolto il 99% del problema e dopo dover scrivere codice. Richiede un po' di tempo, risolvete anche la parte in cui dite dov'è la posizione della somma massima. Ma se semplicemente mi dite qual è il valore della somma massima, io sono già soddisfatto. Secondo, se ne compara almeno uno. Ok, vado avanti io, però siete ancora in tempo a mandarmi il codice. Io adesso qui ho varie soluzioni. Adesso proviamo, magari si riesce a fare un pochino in maniera più interattiva. Se avete la vostra soluzione, mandatemela pure. Proviamo a vedere le soluzioni che vi propongo io e poi voi mi dite se vedete un modo per migliorare le cose. Allora, la prima soluzione che vi propongo è la seguente. Provo tutte le coppie di indici in cui i è minore o uguale di j. Ok? Quindi utilizzo sum, che mi calcola tutte le somme fra i e j, e faccio semplicemente due cicli for. Quindi nel primo ciclo for, che va da 0 a n-1 incluso, decido qual è l'indice iniziale i e nel secondo ciclo for che va da i a n considero quello che è l'indice finale. Ok? E poi quello che vado a fare è mi calcolo la somma massima che ho visto finora. Grazie Stefano intanto per la soluzione che ho proposto, dopo la guardo. Mi calcolo il valore massimo che ho visto finora, max so far, lo metto uguale a 0, perché ho detto che sono tutti negativi, noi prendiamo il valore 0. E poi, in modo molto compatto, per evitarmi un if, per starci nelle slide, quello che vado a fare è prendere il massimo fra il massimo che ho trovato finora, max so far, e la somma dei valori compresi fra i e j, ok? E alla fine ritorno
giorno, un max so far. Notate, lo farò solo nell'ultima versione, quella che restituisce anche gli indici dove trova il massimo. Per il momento, per semplicità, di lettura, mi restituisco solo il valore massimo. Ok? Allora, quello che volevo chiedervi è se riuscite a vedere un modo per migliorare questo algoritmo, se vedete dei problemi con questo primo algoritmo che vi ho proposto. Mentre ci pensate, provate a scrivermi una risposta. Stefano mi scrive: costruire una matrice in cui indicare tutte le somme e individuare un massimo. Che direi che è sostanzialmente, se non mi dice qualcosa in più, quello che ho proposto qui. Tranne che alla fine la matrice non la memorizzo, cioè io provo, diciamo, in quello che idealmente è una matrice, provo tutto, se questo i e questo è j, questo non so, è posizione da 0 a 2, e questo significa che il valore che Stefano diceva di mettere in matrice era la somma da 0 a 2, e dopodiché si cerca il massimo in tutta questa sottomatrice, perché non ha senso invertire gli indici. Il problema che vi chiedo è: riuscite a vedere un modo per migliorare questo algoritmo? Stefano mi dice sostanzialmente quello che è proposto sulla slide, è una matrice ideale per scorrere l'arbitro. Se ideale, nel senso che non è necessario poi memorizzarlo, grazie Stefano. Allora, mentre vedo se in qualche modo. Okay. Possono scartare a priori interi IJ che corrispondono a valori negativi del vettore. Allora, questo significa sostanzialmente che, interpreto bene Francesco, se i valori fra I e J sono tutti negativi, è inutile prenderli. Intende questo? E mentre Federico mi dice: secondo me si potrebbe migliorare anche solo togliendo eventuali file di numeri negativi in coda e in testa. Ottimo. Allora, partiamo da Federico, mentre magari Francesco mi spiega un attimo un po' meglio. Allora, quello che propone Federico è stessa cosa che intendeva Federico, ok. Quello che propone Federico è sostanzialmente Federico e Francesco sostanzialmente dicono: se ci sono dei valori negativi all'inizio e alla fine, è inutile considerarli. Allora, questo è diciamo, un tipo di ottimizzazione che va sempre praticata, ma che può essere fatto al termine, ovvero quando sostanzialmente si vuole un po' limare la velocità dell'algoritmo, perché questo non cambierà sostanzialmente la velocità dell'algoritmo se all'inizio e alla fine vi trovate un mix di numeri positivi e negativi, quindi la vostra, diciamo, ottimizzazione che evita di considerare negativi all'inizio e alla fine non serve a niente. Però potremmo costruire sull'idea loro e dire: ok, tanto se all'inizio consideriamo il caso che trovate qui, ok? Io qui inizio con un positivo, ma dopo trovo un negativo, quindi la somma iniziale, o meglio, la somma finale degli ultimi due valori negativi, quindi tanto vale che io non la consideri, ok? E quindi abbiamo costruito un po' su questo. Mentre Davide sta lavorando a una soluzione alternativa, volevo farvi notare una cosa di questo pezzo di codice. Notate che in Python, non so per chi di voi lo conosce, esiste un modo per fare slicing, cioè affettare un vettore dalla posizione i alla posizione j esclusa, quindi mettiamo j più 1. Però è una primitiva nativa di Python e non sappiamo cosa c'è esattamente sotto, mentre nella sum ce lo dobbiamo scrivere in caso di Java,
E quello che vedete è che sostanzialmente andiamo a sommare un valore dopo, stavolta abbiamo sum sul parm, max sul parm, e alla fine ritorniamo il sum sul parm. E quindi ci vuole un po' di tempo. Allora, Federico, se no si potrebbe calcolare la somma di tutti i primi positivi e i primi negativi, se la soluzione fosse negativa, escludere quel pezzo, anche ultimi, che sì, è un po' quello che avevo proposto, forse non mi sono spiegato benissimo, ma quello che vi sta dicendo Federico è esattamente quello che intendevo. Ok, vi faccio vedere una cosa. Andiamo avanti, intanto che aspettiamo. Altra. Partendo dalle celle positive, sommo gli adiacenti e confronto con le somme precedenti. Quindi, partendo dalle celle positive, prendo ogni valore positivo e provo a espandere in entrambe le direzioni, prima in una direzione, poi in un'altra. Man mano vedo se prendendo ulteriori elementi cresce oppure no. Poi prendo un altro valore positivo e riparto nello stesso modo. Ok? Ora, questa la mettiamo un attimo da parte perché dopo la discuto un attimo dopo che vi ho fatto vedere le successive, ma non è malaccio, può essere migliorato. Andrea, potrei individuare a priori le somme dei sottovettori positivi e poi vedere se guadagno qualcosa se aggiungo pezzi più avanti e più indietro, che è sostanzialmente un'espansione dell'idea di Lorenzo, ok? Penso che Lorenzo partiva da un elemento e poi man mano aggiungeva un elemento positivo, poi man mano aggiungeva valori, immagino, a destra e a sinistra. Oppure, partendo dalla prima cella, si sommano tutte e si salvano man mano il massimo. Appena la somma diventa negativa, inizia il sottovettore, sarà la cella successiva l'ultimo sommato. Ok, questo mi piace molto di più. Richter ci scrive del codice, che è esattamente quello che proporremo alla fine. Okay? Mentre Yuri ci dice: faccio la somma di ogni posizione, la salvo in un nuovo vettore. Quindi trovo un numero negativo. Quando trovo un numero negativo, continuo la somma in una nuova posizione del nuovo vettore che poi controllo, che è quello di Yuri, sostanzialmente quello che ha scritto Poro Lifter, però diciamo testuale. E Matteo dice fare la somma di ogni coppia partendo dalla prima e poi ripetere sommando le coppie vicine fino a quando conviene. Ok, questo ha bisogno di un po' più di elaborazione, magari del codice, ma probabilmente è un modo. E invece Federico, sommo gli elementi consecutivi finché non ottengo un numero negativo o finisce il vettore. Elimino gli elementi negativi agli estremi e mi metto da parte il sottovettore. Continuando a scorrere il vettore, continuo a creare così sottovettori, che, per come la interpreto, è simile alla soluzione di Poro Lifter, che è simile a una soluzione che ho poi nelle slide, quindi non è necessario che ve la copiate e la possiamo vedere. Infine, Mattia, potrebbe essere partire dal numero maggiore a seconda della somma più alta, muoversi a destra o a sinistra. Mi viene il dubbio che non sempre, però può essere così. Tipo nel caso in cui intorno al numero maggiore siano presenti molti numeri negativi, mentre un altro sottovettore la somma può essere maggiore di questo. Perfetto, ho visto un sacco di cose e mi piacciono tutte. Allora, insomma, che ordine andare? L'algoritmo che ha proposto Poro Lifter e che altri hanno più o meno accennato, diciamo, via testo, è quello più efficiente. Io adesso ve li farò vedere un po' tutti. L'ultimo, quello di Mattia, ma ne è arrivato un altro, è sostanzialmente un algoritmo che noi chiamiamo greedy o ingordo, cioè che parte dall'idea che se c'è qualcosa che sembra una buona idea, cioè prendere il valore maggiore, potremmo partire da lì a fare la nostra ricerca. Noi poi vedremo, dopo lo faccio vedere nella lista di argomenti, che avremo un paio di lezioni sugli algoritmi ingordi, ma li vedremo prima in una versione in cui dobbiamo dimostrare che questi algoritmi sono corretti.
il dubbio che è venuto a Mattia è esattamente questo. Questo algoritmo non è corretto, adesso non riesco a dimostrarlo subito con un esempio, ma provateci anche voi e vedrete che ci sono dei casi, che poi sono quelli descritti da Mattia, che praticamente ci impediscono di, diciamo, trovare la soluzione massima se un numero molto alto è circondato da valori negativi. Ok, ottimo. Lorenz, parto dalla prima cella e comincio a sommare la seconda alla prima. Primo step, controllo che sia maggiore di 0. In passi successivi controllo se aggiungendo la cella successiva aumenta la somma o diminuisce. Se diminuisce tengo la posizione, comincio di nuovo la somma da 0. Da quella posizione vedo se trovo una somma maggiore o uguale a quella già trovata. Ottimo, fantastico. Che è il nuovo poro Lifter. E invece Davide mi genera una matrice contenente le somme adiacenti e trovo il valore maggiore e sostanzialmente quello che sta facendo Davide, purtroppo poi nel video non si vedrà, è esattamente la mia seconda soluzione. Quindi adesso vi stop un attimo e passiamo a cercare, diciamo, di vedere quella che è la soluzione che ho proposto, che più o meno, tranne una che non potevate farla saltare fuori, impossibile, sono quelle che avete detto, quindi ottime. Allora, vediamo un po'. Qui, in questa versione, è esattamente uguale a quella precedente, solo che questo pezzo di codice che vedete fino a qui, diciamo, ok, non è altro che la sum di Java che vi avevo proposto. Esplicitata, diciamo, messa non come una chiamata, ma in maniera esplicita. Allora vedete che c'è un ciclo for, un altro ciclo for e un altro ciclo for. Ora ci arriveremo facendo vedere, diciamo, tutta una serie di ragionamenti formali e matematici per capire qual è l'efficienza di questi algoritmi. Però quello che vedete qui, c'era anche nella slide precedente, ci dice sostanzialmente che questo algoritmo ha una velocità che cresce col cubo della dimensione del vettore. L'ho proposto io, è il più scarso in assoluto. Quello che propone Davide sostanzialmente è, anche se poi lo fa su una matrice, però quello che sta facendo è sostanzialmente questo. Quando io sommo, non so, 2, 3, 4. Ok, quello che faccio è, ok, partiamo da i uguale a 1 e j uguale a 1 e sommo 2. Diciamo 0 e 0. Questa è la posizione 0, questa è la posizione 1, questa è la posizione 2. Quindi sommo da 0 a 0 e ottengo 2. Poi sommo da 0 a 1 e ottengo 3, scusami, 5. Ok, 2 più 3. Poi sommo da 0 a 2 e ottengo 9. Però lo devo fare sommando il 2, il 3 e il 4. Ok? E quello che, diciamo, qui si è accorto Davide è che in realtà noi ci stiamo già calcolando man mano le somme e l'idea è che se ho calcolato la somma S dei valori compresi tra i e j, la somma dei valori compresi fra i e j più 1, estremi inclusi, è pari a s più l'elemento che stiamo aggiungendo, cioè a di j più 1. Okay? E quindi il codice che vedete qui ha di nuovo for i e for j, che sono gli estremi, ma invece di ricalcolare la somma ogni benedetta volta, quello che vado a fare è partire dalla somma 0 e man mano sommare, e poi andare a vedere qual è il massimo che riesco a ottenere e poi ritornare a questo massimo. Okay? A questo punto, vi sto facendo un certo ordine, il costo che assegneremo a questo algoritmo è proporzionale al quadrato della dimensione del vettore. Ok? A questo punto ve ne propongo uno che non potete tirare fuori senza il corso stesso, ma non è nemmeno più efficiente, quindi va bene quello che era stato proposto.
Ah no, scusate, mi ero dimenticato. Sostanzialmente, quello che possiamo fare è poi andare anche a utilizzare alcune ottimizzazioni che derivano dal fatto che, per esempio, in alcuni linguaggi ci sono delle funzioni già predefinite. Quindi questa sarebbe la versione Python, non so quanti di voi li conoscono, ma non è importante. Questo è il for di Python, questo è il for di Python, ok? Ma è anche possibile fare una versione che utilizza la funzione accumulate di un modulo che si chiama iterTools. No, non è importante in questo momento, però quello che sto dicendo è: ma perché non usare una libreria che magari fa già il lavoro? E quello che fa è prendere un vettore i come input e restituire un vettore o. In realtà in Python si chiamano liste, tale per cui O di K è la somma dei primi elementi ed è già ottimizzato per essere molto veloce. Quindi, invece di andare a calcolarmi tutte le volte a mano le varie somme, posso utilizzare accumulate, che vedete qui, e dopodiché vado a prendermi il valore s. Se non conoscete Python, non capite esattamente cosa c'è scritto qui, non importa. Il punto è: avevo un algoritmo e ho trovato delle librerie super ottimizzate che mi permettono di migliorare la velocità del mio algoritmo. Ok? Potete trovarle in Python, potete trovarle in C++. In questo caso ce le abbiamo già belle pronte in Python e le utilizziamo. Qui arriva invece la versione che vi dicevo non potete, diciamo, generare voi stessi. Allora, l'idea qui è la seguente. Prendiamo il vettore e lo dividiamo in due metà. Una metà a sinistra e una metà a destra. In parti più o meno uguali, non sono uguali se n è dispari, ma poco importa. Max L è la somma massimale nella parte sinistra. Max R è la somma massimale nella parte destra. Il mio algoritmo calcola in maniera ricorsiva, quindi richiamando se stesso, i due valori max L e max R e restituisce il massimo. Ora, al di là di magari non conoscere bene la ricorsione, che poi vedremo più volte durante il corso, secondo voi l'approccio è giusto o manca qualcosa? Cioè, qui dico, riuscite a dimostrare corretto? La domanda che dovrei farvi è: riuscite a diciamo, a dimostrare, a farmi vedere che potrebbe non essere corretto. Provate a darmi una risposta mentre voi ci pensate, io ci parlo sopra, e notate che qui non abbiamo n quadro, ma abbiamo cose strane. Ok? Pensateci un attimo. Somma massimale potrebbe includere elementi da entrambi i lati del vettore. Grazie. Cioè potrebbe essere qui. Ok? E la cosa buona è che, come avete visto in alcuni esempi, ok? Qualcuno mi fa proprio un controesempio, grazie. Ok? E grazie anche a Lasse. Quello che può succedere è che si trovi a metà, ma la cosa che abbiamo visto è che se io parto da un elemento e continuo a sommare in una direzione, io poi posso dire qual è il valore massimo che ottengo, perché qua magari ho 2, 3, 4 e poi meno 7, ok? E quindi sono di nuovo a 0, poi magari c'è un meno 2, sono meno 2 e poi c'è magari un 3, vado più 1, però il massimo che ho ottenuto era qui, 2, 3, 4. E poi vado avanti, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è che se io scorro in questa direzione e poi a partire da questa in questa direzione, mi posso calcolare max LL, max RR, ok, che sono riuscito anche a sbagliare la direzione, sistemeremo, e quindi questo è il valore della sottolista massimale a metà. Ora, adesso vi faccio vedere il codice, probabilmente non avete capito esattamente come voglio fare, pensateci un attimo, perché qua sto andando un po' avanti,
diciamo, nel programma, quindi è chiaro che magari non lo capite completamente, ma dopo che parleremo di DDTimpera, tornate indietro su questa slide e sul codice che vedete dopo e vedete un po' cosa succede. Ora, questa è la versione in Python ed è un mostro rispetto soprattutto ad alcuni pezzi di codice che abbiamo visto finora, ok? Perché quello che vado a fare è una chiamata ricorsiva per calcolarmi il massimo sottovettore a sinistra, una chiamata ricorsiva per calcolarmi il massimo sottovettore a destra, e poi mica vado a calcolare max LL e max RR, e poi ritorno al massimo tra questi valori e ho bisogno poi di un wrapper, di una funzione che mi chiami la mia versione ricorsiva. Come ho detto, non avete probabilmente tutte le basi per capire questo, però quello che mi interessa è che a un certo punto vi farò vedere come capire che questo algoritmo, nonostante la sua complessità di codice, cioè scritto più diciamo in maniera più complessa rispetto a quello che abbiamo visto finora, diciamo, cresce la sua complessità non più come n quadro, ma come n log n. Un'ultima versione, mi sono dimenticato di dire, c'era qua, che per risolvere questo approccio, per risolvere questo problema con questo approccio, abbiamo usato una tecnica algoritmica che prende il nome di DDTimpera. E con questa tecnica algoritmica siamo riusciti a migliorare la complessità, diciamo, delle soluzioni banali che abbiamo visto finora. Infine, quello che hanno proposto Poroshkevskij e altri è programmazione dinamica, cioè in qualche modo costruire sulla soluzione che man mano stai guardando e ottenere poi il risultato a partire da questa costruzione. Anche tutti quelli che hanno proposto di usare una matrice stavano facendo una cosa simile, dopo lo capirete meglio nella seconda parte del corso, però diciamo io che voglio dargli una versione più formale e matematica alla soluzione, dico max year di i è il valore del sottovettore di somma massima che termina in posizione a di i. Questo significa che noi prendiamo l'ultimo elemento, i, e consideriamo tutti i sottovettori che compaiono prima e consideriamo quello che ha valore massimo. Questo valore viene registrato in questo oggetto che chiamiamo maxIO, che poi indicizziamo con i. Quindi io posso definire una funzione ricorsiva, che è quella che vedete qui, in cui dico che maxIO di i è uguale a 0 se i è minore di 0, significa sostanzialmente che prima di guardare il primo elemento, il valore massimo possibile è 0. E poi, esattamente quello che avete proposto alcuni di voi, dico o maxir di i meno 1 più a di i è maggiore di 0, e allora questo è il valore del vettore massimo che termina in questa posizione, oppure 0. E quindi significa che siccome sommando questo ulteriore elemento ho ottenuto un valore negativo, ok, quello che vado a fare è non considerarlo. Questo è quello che dicevano quello che diceva alcuni. Quindi il valore massimo contenuto in max year rappresenta il valore del sottovettore di somma massima che termina in una qualunque posizione del sottovettore. Quindi la risposta che stiamo cercando. Quindi il codice che vedete qui, che è più o meno simile a quello che era stato proposto, dice: io mi calcolo il max year. Non ho neanche bisogno, come abbiamo visto prima, qualcuno di voi proponeva la matrice, ma io vi dicevo, non è necessario, basta scorrere la matrice ideale, non è necessario memorizzarla. Lo stesso vale per max year, perché noi andiamo a prendere il valore precedente. E diciamo che il max year, il massimo valore che termina qui, è dato dal max year precedente più il valore iesimo. Altrimenti è 0, e che è quello che vedete qui. E poi il max so far, di nuovo, non li sto memorizzando max year, li sto scorrendo, calcolando man mano, mi prendo il valore massimo. Forse vi è più chiaro se guardate la tabellina sotto. E quindi quello che succede è questo. Prima considero il valore 1.
Maxir precedente sarebbe stato 0, non è rappresentato, quindi il Maxir è uguale a 1, cioè il massimo valore di qualunque sottovettore che termina nella prima posizione è 1. Poi vado a calcolarmi 4, perché è 1 più 3. Poi vado a calcolarmi 8, che è 1 più 3, 1 più 3 più 4. Poi trovo meno 8, che non è minore di 0, uguale a 0. E quindi, siccome vado a prendere il massimo tra 0 e 0, il Maxir diventa 0. Ma io man mano mi tengo conto del massimo che ho trovato, qua era 1, qua era 4, qua era 8 e poi resta 8 per un po'. E poi vado avanti. Il Maxir, cioè il massimo sottovettore che termina in questa posizione, è pari a 2, perché se considero gli elementi precedenti, tutti, ottengo 0. Se ne considero una sottoparte, ottengo negativo. Se considero solo questa parte, ottengo 2 e siamo a posto. Avanti. 2 più 3 fa 5, 2 più 3 meno 1 fa 4, 4 più 3 fa 7 e finalmente succede qualcosa, 7 più 4 fa 11. Il Maxir è diventato 11. E quindi quello che succede è che il mio nuovo max so far diventa 11. Da qui in poi dovrò cercare sottovettore il peso più grande. Incontro meno 3, il Maxir scende perché deve includere questo elemento, ok? Ma il max so far no, perché non è necessità di includerlo, può considerare un elemento precedente. E poi troviamo il 10, teniamo 18, aggiorniamo il max so far. E dopodiché scendiamo a 15, risaliamo a 17, ma questi, come sappiamo, non saranno utili per ottenere un valore più grande. Okay? E quindi a questo punto, vedete, qui non c'è la parte ancora che vi dice dov'è, adesso ve la aggiungo, non è importante per la funzione dell'algoritmo, ma io so che il valore massimo che posso ottenere è questo. Valore 18. Vedete, se riguardiamo un attimo il codice, vedete che c'è un ciclo solo. Prima ce n'erano tre, uno annidato dentro l'altro, poi due, uno annidato dentro l'altro. Poi c'era questo codice strano che a un certo punto capirete, e quello che andiamo a ottenere è quest'ultima versione che avete proposto, che ha un costo pari a diciamo ODN. Una notazione che utilizziamo per dire che il costo è, diciamo, lineare. Ok? A questo punto, vediamo se. Ah sì, questa versione è quella che, diciamo, ritorna, stavolta che sia in Python, perché questo arriva da varie lezioni, in vari momenti, e questa è la versione che memorizza anche start e end. E che vengono utilizzati poi per essere ritornati per dire esattamente dove sono. Quindi vedete questa versione in cui sostanzialmente viene calcolato anche start e end, e poi vi dice che è compreso fra 4 e 10, che era quello che mi avevate detto mentre vi chiedevo di analizzare questo particolare esempio. Allora, blocco un attimo la condivisione e condivido un'altra cosa. Perché volevo farvi vedere, diciamo, un po' più sentire qual è la differenza tra queste varie versioni. Allora, quello che vado a fare qui, state vedendo, assumo la. Terminale. Questa è una versione Maxam, versione 1, la prima che abbiamo visto, quella m cubo, e quello che sta facendo è un po' di sperimentazione dicendo ok, proviamo a fare a eseguire l'algoritmo su un vettore di 1000 elementi casuali, positivi e negativi, e vediamo quanto ci mette. Quello che vedete sono millesimi di secondo. Poi si passa a 2000, poi si passa a 3000, vedete che quando si arriva a 6000 è tutto molto lento, stiamo parlando di 9 secondi, adesso siamo passati a 15 secondi e questo è l'algoritmo, diciamo, molto lento che potreste scrivere subito senza dover pensare troppo a tecniche algoritmiche. Questa è la seconda versione, che non è altro che una leggera ottimizzazione che dice non usiamo la funzione
diciamo prestabilita, ma andiamo a utilizzare il fatto che man mano che calcoliamo, sommiamo i valori. E questa è la differenza. Vedete, rallenta ovviamente, però siamo già arrivati a 45.000, di prima ci eravamo fermati a 7.000 e non va molto velocemente. Okay? Poi c'è la terza versione, questa è quella N log N. Il codice era complessissimo, quindi uno potrebbe dire, ma sarà più lenta perché è tutta così complicata, e invece vedete che stiamo facendo vedere le differenze, diciamo, notevoli. Siamo a, per un secondo, quasi 1.000.000, eccolo qua, e siamo sotto i 20 millisecondi. Infine c'è la quarta versione, in cui il primo milione è andato, il secondo milione è andato, il terzo milione è andato, eccolo qua, e così via. Ovviamente sta rallentando, io non so come si vede in video, spero che si capisca un po' quello che succede. Però sostanzialmente quello che vedete, siamo ancora attorno ai 5 millisecondi, ma stiamo trattando vettori nell'ordine dei 5 milioni contro i 6-7 mila della prima versione. Quindi blocco la condivisione. Un attimo la condivisione delle arriva. Quindi a parlare di tempi di esecuzione, quello che vedete qui è un insieme di versioni. Questo è stato fatto tutto in Python, quindi i confronti sono tra tempi di Python e di Java, diciamo. E quello che vedete è che la versione NQGo, che è qua, cresce molto rapidamente. Questi sono i tempi di esecuzione in millisecondi. La versione N quadro va meglio. Se utilizzate una libreria buona, okay, come la Qnit, migliorate, però non è che cambiate enormemente il tempo necessario o la dimensione massima che riuscite a gestire in una certa quantità di tempo. Le cose iniziano a cambiare notevolmente quando passate a quello che noi chiamiamo una complessità log lineare, in cui sostanzialmente i tempi sono pari a n log n. Infine, nella versione proposta da alcuni di voi, quello che si ottiene una crescita temporale molto, molto più ridotta. E noi, per quanto possibile, puntiamo sempre a fare le cose in questa direzione, che è cercare di abbassare la complessità della. A questo punto, torno nella chat. Torno all'inizio, in cui come qualcuno mi ha detto, un informatico è una persona che lavora nell'ambito dell'informatica, e invece Roberto mi ha detto è un problem solver. Okay. Allora, la prima definizione secondo me è un po' riduttiva, nel senso che purtroppo la parola informatico in italiano non ha la stessa valenza di computer scientist in inglese, ok? Per cui l'informatico è anche quello che vi computer. Però per me quello non è informatico, è solo tecnico, diciamo. Invece mi piace più l'idea di Roberto, è un problem solver. Infatti qualcuno dice che l'informatica è, diciamo, lo studio della soluzione dei problemi. Lo studio delle tecniche per risolvere i problemi, lo studio delle tecniche per risolvere i problemi in maniera automatica il più efficientemente possibile. Ok? Quindi questo è quello che andiamo a puntare in questo corso. E andiamo avanti. Vi faccio una breve storia di questo, diciamo, problema che abbiamo visto. Dal mio punto di vista, dal punto di vista didattico, è il miglior problema in assoluto, perché ha quattro soluzioni. Una banale, una migliorata, alcuni dei suggerimenti che mi avete dato, togliere gli elementi negativi all'inizio e alla fine, sono simili, diciamo, ai miglioramenti del passaggio dalla terza alla seconda versione. Poi una che utilizza una tecnica, quindi la timpera, una che utilizza un'altra tecnica, programmazione dinamica, e come avete visto la complessità, la velocità delle varie
soluzione cambia enormemente. Ed è stato introdotto più o meno proprio per questo motivo, nel senso che in realtà il problema più interessante è una versione bidimensionale che viene applicata allo studio di immagini, maximum likelihood, processamento delle immagini, e nel laboratorio vi eserciterete un po' su questa per chi vuole e soprattutto sulla versione bidimensionale. Il problema semplificato era un tentativo di in qualche modo vedere se guardando una versione monodimensionale si riusciva a capire come migliorare la versione tridimensionale, bidimensionale. Okay? E in effetti poi l'algoritmo del 1984 proposto da Jay Cadin nel campo di Mellon, dopo è stata utilizzata per migliorare le soluzioni successive. Poi però, quando fino a qualche anno fa, dicevo, va bene, però finisce qui, nel senso che poi la versione monodimensionale non serve, non ho mai trovata un'applicazione pratica. E in realtà poi, qualche anno dopo, qualche anno fa, ho trovato questo, che è un algoritmo di analisi delle sequenze genomiche, in cui vanno a cercare gli segmenti più pesanti, secondo qualunque sia la definizione di pesante, e in questo caso vanno a cercare sezioni di DNA ricche di guanina e citosina, ok? E un approccio comune è quello di assegnare un numero reale a ogni segmento e poi cercare il segmento di massima guanina, cioè, i segmenti più piccoli, che è esattamente il nostro problema. Ok, quindi perché vi ho fatto tutto questo? Poi in aula viene molto meglio perché posso girare tra di voi, posso discutere meglio delle proposte, mi potete fare un po' più di domande, eccetera, eccetera. Quindi un po' questa versione è monca, però l'idea è la seguente. Io voglio che capiate che il fatto di aver imparato a programmare non vi rende persone che sanno programmare bene. Per imparare a programmare bene avete bisogno di guardare cosa c'è intorno, quante soluzioni sono state, diciamo, proposte per tutta una serie di problemi, e imparare a sviluppare le proprie soluzioni. Quindi questo è una sorta di, diciamo, teaser della serie, della stagione. Voi vedrete un sacco di queste cose, con problemi un pochino più interessanti, ovviamente, perché qua siamo partiti con una cosa molto arida come semplice vettore di. E da qui in poi, nel resto di questo pezzo di lezione, di questo insieme di slide, vi spiego un po' come ho organizzato il corso. Quindi se ci sono dubbi, anche questo è un buon momento per fare domande, ok? Perché soprattutto sulla parte di interazione, non solo ho bisogno delle vostre domande, ma ho anche bisogno dei vostri suggerimenti. Quindi è un corso annuale per gli informatici. Io ho dimenticato di aggiornare le date, ma sono dal 2020 al 2021. Io a febbraio spero tanto di vedervi in faccia, perché sarebbe bellissimo. Per gli studenti di matematica è divisibile in due corsi da 6 crediti. Potete fare il primo, poi se vi piace potete fare anche il secondo, cambiando il piano di studio, oppure se siete già convinti, ne ho visti qualcuno, passate direttamente alla versione di 10 crediti. Poi per gli studenti, formazione, organizzazione e impresa, ultimo anno, perché dopo cambiano e diventano AIS, diciamo l'anno prossimo, viene suggerito solo il corso del primo semestre, però se volete fare poi la magistrale in informatica, il mio personale suggerimento è di considerare la possibilità di fare entrambe le parti, potete prendere la seconda parte di matematica oppure la versione tutta intera, ok? È un corso annuale ed è l'unico che troverete di questo tipo, perché il materiale è tanto ed è tutto collegato. Non è che c'è la prima parte e poi ve la dimenticate, c'è la seconda parte. Tutto quello che vi dico nella prima collega e, diciamo, è importante per la seconda. Quindi fare, diciamo,
un unico corso, come avveniva, non avevate il tempo, un unico corso intendo un unico semestre, non avevate il tempo di digerire la cosa. Poi i matematici hanno chiesto la versione dei crediti e quindi è venuto naturale pensare a questo tipo di organizzazione. Il che significa che non ci saranno prove intermedie durante questo semestre, ma ci sarà un'esercitazione di laboratorio, dopo vi spiegherò. E le prove intermedie in realtà sono gli esami normali per gli studenti dell'anno precedente, quindi le faremo in gennaio e febbraio con tutta calma, diciamo. Questo è il programma del corso. Allora, l'idea generale è che il corso è diviso in due parti, modulo 1 e modulo 2. Nella prima parte ci concentriamo per lo più su strutture dati, e vedremo alcune tecniche di risoluzione, ma la parte che agli informatici andrà giù, diciamo, un po' male all'inizio, perché vorrebbero magari subito vedere del codice, è quella dell'analisi dell'algoritmo, in cui la parola analisi sta a indicare anche l'uso pesante dell'analisi matematica. Ok, quindi parleremo della notazione asintotica, delle ricorrenze, dell'analisi ammortizzata, eccetera, eccetera. È necessario per capire perché quei quattro algoritmi che vi ho fatto vedere possono essere categorizzati in quattro, diciamo, aree di efficienza che sono nel cubo, nel quadro, nello n e n. Ed è stato tutto in questa prima parte. Poi vedremo tutta una serie di strutture dati. Fortunatamente alcune strutture dati, quelle elementari, c'è il video, ve lo guardate da solo per chi vuole, può essere necessario per i matematici. Ma noi andremo a concentrarci su alberi, grafi, insieme ai dizionari, che sono strutture dati un pochino più interessanti. E poi inizieremo a vedere alcune tecniche di risoluzione, il tempo è tiranno, e ci limiteremo a dividere timbra che avete visto, così si capisce cosa è fatta, come funziona la prima parte. E poi invece, nella seconda parte, inizieremo a vedere strutture dati più avanzate e tecniche di risoluzione di vario tipo. E guardate, scelta della struttura dati, va bene, in particolare, programmazione dinamica, algoritmi greedy, ricerca locale, backtrack, algoritmi probabilistici, vedete che man mano vedremo vari modi per risolvere problemi e useremo diciamo, dei problemi realistici per capire quali sono i problemi cioè come applicare le tecniche che vi propongo. Il tutto finirà parlando dei problemi che non sono facilmente trattabili con le tecniche che vi ho proposto e vi fa vedere qual è il passo successivo che poi potrà essere coperto, era coperto meglio in passato da algoritmi avanzati, adesso algoritmi avanzati credo che abbia finito di cambiare nome in machine learning, però comunque si diciamo, concentra più sul lato machine learning. Quindi quest'ultima parte serve a farvi capire cosa ci sta dopo, diciamo. Qual è il mio obiettivo? Allora, il mio obiettivo è farvi dare un insieme di conoscenze e competenze fondamentali. Ora, questi termini nell'ambito della didattica sono amati e odiati, cioè chi vorrebbe usare la parola competenze dappertutto e chi invece si concentra su dovete sapere una certa cosa, tra virgolette, a memoria. In realtà io sto nel mezzo, nel senso che io vorrei che alla fine, se io vi dico una rete di flusso, voi sappiate di cosa sto parlando e mi descriviate quali sono gli algoritmi che esistono in quest'area. Però soprattutto mi interessa che voi sviluppiate competenza, cioè capacità di risolvere problemi tramite tecniche standard in ampia gamma di problemi. Quello che non riuscirò a darvi è la capacità di risolvere ogni possibile problema, perché ovviamente poi le tecniche che vediamo non sono finali, altre volte bisogna usare molta più creatività. E quindi vedremo un sacco di algoritmi, ne farò vedere tanti, qualcuno con nome vero e proprio, qualcuno come Hassan. Il mio suggerimento è analizzare il loro codice, convincervi che funzionano. Io non riesco a farlo tutto durante la. E quindi quello significa che dopo voi dovete tornare indietro, guardare quegli algoritmi che abbiamo visto, per esempio, e convincervi che stanno funzionando. Implementateli, allora, quelli che avete visto sono in
Java, Python, eccetera, eccetera, noi utilizzeremo pseudocodice, una forma un po' più, diciamo, leggera di scrivere il codice, ci concentriamo sugli aspetti importanti e lasciamo stare i dettagli dei particolari linguaggi. Questo è una scelta personale, però diciamo, il vantaggio è che poi vi permette di provare a scrivere voi il codice invece di semplicemente copiare del codice e leggerlo. Ok? E poi tecniche di soluzione, e vedrete, dopo vi faccio vedere il sito web, abbiamo tantissimi problemi pronti, ma poi vi faccio vedere un paio di, diciamo, database in cui ne trovate letteralmente decine di migliaia, quindi se volete risolvere tanti problemi, analizzate, risolveteli, poi analizzate le vostre soluzioni, implementatele poi dal vero. Questo è un suggerimento che mi sento particolarmente di dare. Ok? E vado avanti con un paio di citazioni. La prima è Donald Knuth, okay, che è, diciamo, l'autore, scrivendolo dopo quasi 40 anni di lavoro, forse di più, The Art of Computer Programming, in cui analizza ogni possibile algoritmo che si trova in giro, facendo volumi e fascicoli su ognuna delle aree, e dice: un algoritmo deve essere visto per essere creduto. E, il mio modo migliore per imparare cos'è un algoritmo è provarlo, scriverlo, eseguirlo. Alcuni di voi, per esempio, quando io parlavo della versione di log n, mi hanno detto che questo non dovrebbe funzionare con meno 1, 2, 3, 4. E aveva ragione, però quello che ha fatto è provarlo, cioè provare a trovare un insieme di input che non va bene per quel particolare algoritmo. Notate che quello che vedete, c'è scritto cooperazione Trentina, è una visita di Knuth qua a Trento di qualche anno fa, invitato da Sebastiano. Cercate Knuth in rete e capirete anche il perché, non so se ci riesco ovviamente, no, il perché di questo simbolo che vedete qui. Ok, e l'altra citazione più importante, che non vi aspettate, probabilmente è Stephen King. Okay? Stephen King ha scritto un libro che si chiama On Writing, e è un libro sullo scrivere. Però io, diciamo, un modo che ho per descrivere questo corso è dire che questo è, se programmazione 1, 2, eccetera, sono corsi di scrittura, e quindi capacità di mettere in piedi delle frasi e scrivere qualcosa di senso compiuto, il mio è un corso di scrittura creativa. Ok? Quindi l'idea è che dovete scrivere, scrivere molto, guardare le tecniche che ci sono a disposizione, e King ci dice, parlando di scrittura, ma si applica anche qui, se volete fare gli scrittori ci sono due esercizi fondamentali: dovete leggere molto e dovete scrivere. Non conosco stratagemmi per aggirare questa realtà, non conosco scorciatoie. Okay? E se andate su questo link che vedete qui, spero che sia ancora attivo, penso di sì, parla della cassetta degli attrezzi di suo zio quando era piccolo. E la cassetta degli attrezzi di suo zio era una cosa enorme, che pesava quasi una trentina di chili, se mi ricordo bene. E conteneva di tutto, cacciaviti, chiave a brugola, ogni cosa che potete immaginare. E King racconta la storia di quando deve dare una mano a suo zio e andare a riparare una zanzariera. E lo zio gli dice, prende la cassetta, gli dice: tu porti la zanzariera nuova, che la dobbiamo sostituire, io porto la cassetta, che era pesantissima. Arrivano alla finestra. Zio analizza la situazione e chiede a Steven un cacciavite a lama. Svita le viti della zanzariera, monta una zanzariera, riavvita le viti. E King si chiede, il giovane King si chiede: scusa, ma perché, se dovevamo solo avvitare delle viti, ti sei portato dietro tutta la cassetta degli attrezzi? E la sua risposta è: non sa cosa, che problema doveva affrontare. E quindi quello che voglio dire, con le parole di King, è che per scrivere al meglio delle proprie capacità è opportuno costruire la propria cassetta degli attrezzi e poi sviluppare i muscoli necessari a portarla con sé. Allora, invece di farsi scoraggiare davanti a un lavoro che si preannuncia complicato,
può darsi che abbiate a disposizione un utensile adatto con il quale mettervi immediatamente all'opera. Ed è esattamente quello che facciamo qui. Quindi voi dovete riempire la vostra cassetta degli attrezzi. Ed è quello che faremo in questo corso. Ok, e qui arriva una parte per me tragica. Io facevo vedere questa slide. È interessante notare che in una lezione universitaria, cioè anche circa 600 anni fa, c'era qualcuno che dormiva. C'era uno che entrava a metà e si metteva a parlare con uno. C'era uno che non ascoltava per niente e guardava quello che era a fianco. Ci sono quelli che sono bravi, cioè, di stare dietro, e non c'era posto abbastanza nell'aula. Okay? E noi abbiamo questo. Dicevo, fa schifo fatto così. Noi dobbiamo cercare di renderlo più attivo. E adesso fa ancora più schifo, perché non siamo neanche lì a addormentarci di fronte a una lezione noiosa da un certo punto. Quindi il mio concetto qui è questo. Io oggi cerco un po' di interazione, cercherò di farlo sempre, però c'è questo momento imbarazzante in cui io chiedo qualcosa, scatta un silenzio di un minuto e non si va molto avanti. Quindi alcune delle mie lezioni sono, diciamo, vi chiederò di fare domande, ma vi chiederò interazione continua, perché se no è tutto troppo lento. Quindi voi avete sempre la possibilità, io la chat aperta, di fare domande quanto volete, ok? Però l'idea è che io spiego e poi mi interrompo un attimo, vado a vedere la chat, se ci sono delle domande rispiego, eccetera, eccetera. Quello che mi preoccupa di più è la parte di esercitazione di laboratorio. Allora, l'anno scorso è andata molto bene, eravamo partiti bene col primo semestre, tutto andava come al solito, eccetera, eccetera, però poi quando è arrivato il secondo semestre, un po' anche forse per, diciamo, incapacità di affrontare una situazione, avevo bisogno di, non ho trovato un modo per coinvolgervi di più. Quindi la mia idea sarebbe questa: la lezione normale, quella che mi piace, non questa qua che vedete qui, ok? La lezione che mi piace è il momento in cui c'è l'esercitazione, io vi do un problema live e voi cercate di risolverlo. Ma se siete da soli, come succede in questo caso, molti di voi, non magari quelli che mi hanno risposto, molti di voi si trovano un po' dispersi. Okay? Quindi adesso cercheremo di buttare giù un documento in cui vi consigliamo come fare, ma quello che vorrei provare a fare è questo. Una chiamata Zoom, urbi e torbi, con tutti dentro, in cui presento il problema, se c'è una domanda interessante ne discuto con tutti e così via. E pazzia, però proviamo a vedere se funziona, ecco, noi andiamo. Vorrei che voi lavoraste in gruppo creando magari delle chiamate in Meet, Google Meet, in cui vi trovate in 3-4 e lavorate a esercitazione e progetti. Quindi all'inizio parlo io, perché adesso, diciamo, in un paio di settimane non ci sono esercitazioni. In questo paio di settimane dovremmo cercare di, in qualche modo, trovare un protocollo per rendere tutto questo un pochino più, diciamo, costruttivo da parte vostra. Perché, e questo non mi, diciamo, stresserò mai di ripeterlo, l'università, anche questa che vedete qui, con questi tizi anche annoiati, eccetera, è un posto dove si sta assieme. E noi l'abbiamo perso completamente, non siamo più assieme, ok? E se io faccio ascolto per 150 ragazzi è perché voglio che stiano assieme, che si ritrovino a risolvere problemi. Okay? E quindi noi dobbiamo trovare un metodo per lavorare assieme. Quindi io nei prossimi giorni metterò online un Google Doc in cui potrete commentare quello che è il nostro piano. Ma se avete già dei commenti ora, ditemeli subito. E quindi l'idea è: voi create queste call in cui vi parlate fra di voi, quindi microfono spento sul lato di Zoom, microfono acceso sul lato, diciamo, di gruppo. Se avete una difficoltà, perché questo è quello che facevamo prima di sto casino, era di andare diciamo, di riga a riga dell'aula, di gruppo in gruppo, e dare una mano. Quindi voi potreste invitarci nei vostri gruppi Meet. Gestiamo due call contemporaneamente. C'è il grosso rischio che sia un gran casino,
Però vorrei provare, perché non posso fare un altro semestre in cui io presento problemi e io presento problemi e poi non so cosa state facendo, diciamo. Qualcuno mi dice su Pile Drive dove si posso trovare il link, viene assegnato a lezione giovedì pomeriggio alle 14:30-16:30, un copia e incolla di promuovere sistemi distribuiti. Dopo lo sistema è dalle 10:30 alle 12:30. Dopo lo sistema, grazie Gio. Ok, quindi 10:30-12:30 è quello esatto. Vi chiedo di, dopo vi faccio vedere come potreste mandarmi informazioni, ma vi chiedo di commentare su questo. Ok? Dove caricherà le slide? Imparerò a usare la mano giusta lì. Adesso vi faccio vedere se tu guarda. Ok? Potrebbe essere una soluzione creare un server Discord con molti canali per affrontare modalità gruppi. Yes, se mi mandate anche un file LibreOffice, un file di testo, eccetera, in cui mi spiegate due o tre cose su come si potrebbe essere organizzato. Dopo lo metto online, discutiamo un attimo, tanto abbiamo un paio di settimane prima di arrivare a una soluzione definitiva e poi ci lavoriamo. Quindi, grazie Lorenz. Magari se tra di voi non c'è, forse c'è un rappresentante, se c'è un rappresentante, se magari vuole magari provare a coordinare questa attività, io vorrei tanto che queste cose fossero in qualche modo il più interattivo possibile. Qualcuno dice su Discord potrebbe essere una buona idea, infatti però dobbiamo imparare a usare Discord, ok, questo va, salto. E adesso torno un attimo invece a magari la lezione, che è quella un po' più frontale. Sarà registrata in video, ok? Alcune lezioni, magari se sono in emergenza, del tipo un appuntamento da fare, cose di questo genere, le lezioni sono già tutte registrate in video. 3 anni che io mi preparo al Covid, ero quasi pronto, se non fosse per lavoro di gruppo, diciamo, esercitazione laboratorio. Però adesso vi faccio vedere dove tutti i video sono già presenti. E quello che sto facendo qui non avevo mai registrato la prima, e quindi la registro perché ovviamente potrebbe essere assente. Però in generale vorrei provare a registrare alcune cose. Se vengono bene, le metto a disposizione, se vengono male, o le salto, perché può anche succedere che mi dimentico di premere record. Ho comunque quelle altre, in alcuni casi per le, diciamo, cose più semplici che non richiedono troppi passaggi, potrei dire guardate il video, dura mezz'ora, poi ci troviamo a margine di una lezione e mi fate. Però il punto principale sono le domande, ok? Vedo che siete già belli lanciati e lo apprezzo tantissimo. Fate un sacco di domande, perché proverbio cinese, domanda, sembrare sciocco per un minuto, non domandare, resterai sciocco. Ok? E soprattutto, quando spiego un pezzo di codice, come ho fatto prima, già normalmente ho un'interazione mancante, perché potrebbe essere che mi fate sì con la testa, soprattutto nelle prime file, e però in realtà non avete capito, e nessuno fa domande. Una cosa che ho trovato buona, almeno in questo periodo, è che avere una chat favorisce le domande. Quindi fatene tantissime e quando tornerò in aula avrò una chat aperta in qualche modo per le domande. Ok? Se non avete capito qualcosa è colpa mia e quindi devo in qualche modo aiutarvi. Se avete domande complesse, anche via mail, dopo vediamo un attimo come fare, poi riusciremo a Mari non vi so rispondere subito, ma riesco a rispondervi perché sono da certo. Ok? Quindi mi sento veramente solo, non vedo i vostri video, ma non vorrei registrarli qua sotto, quindi va bene, però fatemi sentire che c'è qualcuno dall'altra parte. Ok, e qui arriviamo a questo, quindi blocco un attimo questo share e attivo un altro sharing che mi ha fatto. Che è quello del sito.
sì, solo per vederlo, ditemi se ci sono problemi. Ok, dopo rispondo a quello. Ok, dunque, allora, sito, dopo vi dico su quello che mi state scrivendo adesso. Allora, qua dentro c'è tutto. Non cercatelo in Moodle, non troverete niente, sono un link a questo sito. Questo sito esiste da N anni, contiene un sacco di roba, contiene il programma, vabbè, in particolare l'abbiamo visto prima, con dettagli, cioè, nel senso, se vi andate su grafici, vedete poi tutta una serie di cose. Uso questo poi per parlare e dire ok, questo l'abbiamo trattato, se faccio una domanda qui la devo sapere. Controllare il registro delle lezioni, quindi qua metterò il link al video, magari grezzo, dall'inizio alla fine, e poi contiene il materiale, qui c'è di tutto. Allora, contiene le slide, ci sono già tutte, gli appunti non c'è un granché, volevo sistemarli, è stato il 2020, è stato il 2020, quindi c'è 6 giorni e non sono ancora riuscito a lavorarci, prima o poi riuscirò a farlo, però handout e slide sono quelle che diciamo utilizzerò durante il corso. Okay? Poi, sempre andando qua in materiale, dovrete esercizi. Ce n'è una quantità inenarrabile, nel senso che ci sono tutti i compiti, ci sono circa 200-250 esercizi, ci sono alcuni esercizi un po' più strutturati per aree, che sono vecchi compiti un po' riorganizzati, esercitazioni, che sono le esercitazioni che facciamo, adesso qua troverete quelle dell'anno scorso, e qui vedrete, non so, del 10-10-19 abbiamo fatto un insieme di problemi e vediamo un po' cosa fare. Okay. Poi video, e qui trovate tutti i video o su YouTube o in download, scegliete voi. Vedete, le date sono un mix vario, in momenti diversi in cui ho registrato varie cose. Come vi ho detto, vedete qua, trovate anche roba del 2020 in fondo. Alcune le registrerò, alcune no, e poi man mano aggiorno questa tabella. Ok, allora alcuni dettagli: le slide 403, ho appena cambiato delle cose, dopo verifico lo sistemo, ma è ovvio che ho sbagliato qualcosa con i diritti di accesso, quindi dopo sistemo, ma non durante la lezione. Tanto questa è quella di oggi, va bene così. Per quanto riguarda la voce, non è cristallina, ogni tanto salta, non è cristallina, anche dalla persona, un po' dal microfono, ogni tanto salta, non lo so, nel senso che io dopo registro, vediamo, ma lavoro a casa purtroppo in questo momento la fibra, credo di poter fare molto di più. Se però, diciamo, io rappresentanti che ci sono, dite che è insopportabile, vedo di migliorare. Vediamo cosa fare. Ok, l'ultima cosa qua sul materiale, c'è anche del software, risorse web, sito del libro. Due cose, software realizzato da uno studente, voglio lavorare su software Windows per grafi, visualizzatori di codice, eccetera, eccetera, e poi SEM Programming Contest, vi dico due paroline alla fine, ma poi ne parlerò più avanti, una gara di programmazione, se andate su questi siti, insieme a siti sia Cairo, Programming Challenge, trovate migliaia letteralmente di problemi su cui lavorare. Ok, dopo questa condivisione vado avanti di nuovo con la slide.
Ok, chi siamo? Allora, attualmente il gruppo è così composto. Ci sono io, ovviamente, c'è Antonio Mucchiarone, che sarà la persona che troverete live durante l'esercitazione di laboratorio, sei durante il primo semestre, sei durante il secondo semestre. Cristian Consonni, che non sempre apparirà live, ma diciamo è l'ente che sta dietro al sito che utilizzeremo per gestire il laboratorio e così via. E Marta Fornasie, che è una dei tutor che mi è stato assegnato, altri arriveranno, infatti vedete che lei ha meno studenti, mia ex studentessa di questo corso, e l'idea che poi alcuni di voi magari mi danno una mano. Quindi quando vi dico interveniamo nelle vostre Google Meet, l'idea è che non sono sempre solo io, ma potrebbero esserci anche altre persone che danno una mano. Risolvere dubbi, domande, perplessità. Poi, se la domanda è importante, io poi la ripeto su tutto il gruppo. Ok? Libro. Allora, tanti anni fa, dopo una che lungo sono un po' finito, tanti anni fa dicevo a quei professori che usano il proprio corso per vendere il proprio libro, ed eccomi qua, mi è stato proposto di scrivere un libro con Bertossi, che è la persona su cui io, cioè cui libro io ho studiato sopra, e non ho potuto rifiutare, diciamo, e questo è il libro che seguo, ovviamente esattamente il contenuto del corso, anche se c'è un po' di evoluzione, alcune cose che trovate nel corso non le trovate ancora in libro. Però se leggevo volete spendere un po' di più, non posso che consigliarvi Introduction to Algorithms, questo qua, ok? Che è una Bibbia dell'algoritmico, è grande, è enorme, penso sia su 1200 pagine, e contiene molto di più di quello che mai riusciremo a coprire durante questo corso, però è una delle cose da avere nella propria biblioteca che io ce l'ho qua. Questo è molto bello, lo trovate in biblioteca. Io penso il prezzo, ma fuori di testa non vale quel prezzo, ma sicuramente vale la pena dargli un'occhiata. Quindi vedete voi quale scegliere fra questi due, ok? Per me non cambia assolutamente nulla. Lezioni, questo risolve la domanda, è una questione, vedete che questi piccoli errori li piazzo a centinaia, dovrebbero, diciamo, vietarmi il copia e incolla. Però a mano del sistema, scusatemi. Vorrei poi organizzare dei ricevimenti sia via call, sia via call, ovviamente saranno online, però sia magari personali, se avete bisogno di chiarimenti personali, non esitate a chiedere. Al termine di ogni lezione, poi vi fate domande, ok? E se volete anche ricevimenti di gruppo, nel qual caso però vorrei la telecamera attiva, non le registro, vorrei che vi faccia le domande. Possono esserci anche più persone, perché se rispondo a uno, poi posso rispondere anche agli altri. Poi, quando volete, appunto, su appuntamento. Infine, l'esame, che forse è la parte che mi interessa di più, di come si succede. È un esame lungo e complesso, nel senso che c'è una parte scritta, che io spero di fare scritta, perché farla online è stato un bagno di sangue, che viene fatta. C'è cioè una sottoparte per modulo, quindi ne faremo una al primo semestre, okay, e una al secondo semestre, e dei progetti di laboratorio, uno sugli argomenti del primo semestre, sempre grafi, e uno sugli argomenti del secondo semestre, sempre tecniche, diciamo, at large. A quel punto calcoliamo il voto finale e poi 50% parte orale. E quindi andiamo a calcolare dicendo che okay, voto scritto 1 più bonus lab 1 più voto scritto 2 più bonus lab 2, tutto diviso per 2 perché sono due parti, più il voto orale, tutto diviso per 2 perché sono due parti, scritto orale, ottenete il vostro voto finale. Che significa, siccome io poi magari sporo un attimo, cioè che prende 32 lo scritto e poi ci sono i bonus, lo spiego, magari uno arriva allo scritto con 35, cioè ha fatto 35 lo scritto, e poi magari va un po' peggio l'orale e poi si pare. E poi c'è chi invece se la cava.
fuori l'allineatore. Ok, se invece fate solo la versione da 6 crediti è sostanzialmente una sola parte, quindi prendete sottoscritto più bonus da dottorale, diviso 2, se poi fate entrambe le parti il risultato è uguale, solo che fate due orali. Io non ve lo consiglio, anche per evitare di passare con voi un'ora invece che mezz'ora, però liberissimi di farlo. Durante l'esame scritto è open book, significa che potete portarvi, se sarà in aula, tutto quello che volete di carta, libri, appunti, vecchi esercizi, qualunque cosa. Ok? Anche libri miei, qualunque cosa. Ovviamente non sono elettronici, perché è abbastanza carino adesso, ma anche in aula, non potete usare il cellulare. Da dire, le regole che mi sono date è che potete consegnare al massimo 3 scritti per la parte A, al massimo 3 scritti per la parte B all'anno solare, perché quindi non inizierete a fare gli esami da gennaio, febbraio in poi. E ultimo voto: se partecipate allo scritto del modulo X, l'eventuale voto già ottenuto del modulo X viene perso, partecipando, non guardando lo scritto, vedete che non sapete farlo, ve ne andate. No, appena ricevete lo scritto in mano, se volete, vi ritrovate con, diciamo, l'impossibilità, cioè il fatto che i vecchi voti vengono cancellati. Ok? E poi, come li giudico? Siccome scrivete su carta, perché scrivete su carta? Perché vi do dei problemi complessi. Okay? Vi do dei problemi complessi e quindi è assolutamente possibile che facciate degli errori, che non sia tutto perfetto e così via. Quindi se fate tutto perfetto, 100%, se fate piccoli errori, magari 50%, questo genere, se sapete più o meno quello che dovete fare, ma non è esattamente quello che cercavo, magari l'efficienza dell'algoritmo che proponete non è esattamente possibile, magari 60%. Se provate a scrivere qualunque cavolata, a volte vero, 20%, 0%, lasciate in bianco 0%, non sono mai dato negativo, ma in alcuni casi viene quasi a pensarci, cioè, sono dei pochi casi in cui voti negativi. E poi, vabbè, insomma, se lo facciamo online non ci sarà questo problema, ma ricordatevi di nome sopra e di scrivere in italiano decente. Esercitazioni di laboratorio verranno corrette tramite software. Il Contest, non il Content Management System, CMS, che è un software che deriva dall'Olimpiade dell'informatica, è il software dell'Olimpiade dell'informatica, vengono valutati in maniera competitiva, cioè vi diamo una serie di casi di test al vostro software. E dovete scrivere un codice che li risolve man mano più grossi e complessi. Ricordatevi l'esempio che ho fatto con il terminale: magari il primo caso ha 1000 numeri, l'ultimo caso c'è 10 numeri. Se avete scritto un programma molto lento, non riuscirà a risolvere il caso del 10 e quindi noi distingueremo la velocità in base a questo. E dopodiché prenderete da 0 a 3 punti per quella dell'esercitazione 1, che sarà attorno a dicembre 2020, e l'esercitazione 2 a maggio 2021, dopo rispondono alla domanda per quella richiesta. Obbligatorio consegnare almeno una per poter accedere all'orale. Okay? E per accedere all'orale, il voto dello scritto, considerate anche i bonus, deve essere positivo, quindi non è impossibile. Però ovviamente se pensate che quei bonus vi basteranno, i bonus possono essere al massimo 3 qui, al massimo 3 qui, che se vi potreste passare con 2 a 12, ok, però ci dovete arrivare a 12. Se non avete fatto niente nel lavoro di gruppo, avete fatto tutto qualcun altro, poi non riuscirete a farcela. E invece ovviamente è tutto molto più semplice, però poi dovete fare quelle volte, se fate la versione intera, voto scritto più bonus là deve essere maggiore 17,5, uguale 17,5. Ok? Dopo aver passato lo scritto potete venire all'orale nello stesso appello d'esame, in qualunque appello successivo,
Io ho attualmente una trentina di persone che hanno passato lo scritto e non sono venuti all'orale quest'anno, li rivedrò a gennaio e o forse sto pensando a alcune cose, non lo sapere. Se è rifiutato un voto orale, il voto dello scritto rimane valido e se l'appello è suddiviso in più giornate, non potete rifiutare perché vedrete, quest'estate ho fatto 12 appelli orali, ogni venerdì, tutta l'estate. Quindi non è che potete rifiutare e poi tornare la settimana dopo. Vuol dire che avete bisogno di capire che ci saranno delle regole, adesso vedremo come, per gestire. I voti di esami scritti non hanno scadenza, i voti dei progetti non hanno scadenza, sono backuppati sul disco e sono backuppati su Google Drive, però se succede qualcosa di tragico, potrei perderle, quindi non pensate che se le ripresentate per 10 anni e non lo trovo sia colpa mia, ok? Però ovviamente ho tutti quelli dell'anno scorso, dei 2 anni prima, eccetera, eccetera. E questo più o meno saranno le date, come potete immaginarvi, per cui chi fa la parte 1, studenti del 2020-21, che sono tornati, avranno gennaio e febbraio per fare la parte 1 e poi giugno, eccetera, per fare la parte 2. Ora c'è una domanda. È possibile fare un esame unico per entrambi i semestri nella prossima sessione? Potenzialmente anche sì. Ok, non so, vi dice la slide spiega, però quello che vi rinunciate è il secondo bonus, perché non c'è la seconda prova. Cioè il secondo progetto, quindi torno un attimo ai progetti. A dicembre fate questo. È obbligatorio consegnarne uno per poter accedere all'orale, quindi secondo la regola che ho scritto, lei a febbraio può, gennaio febbraio può fare gli iscritti e poi chiudere. Ora, lo sto notando e vi capisco che un sacco di studenti hanno accelerato tantissimo per via del Covid, perché seguono lezioni online, ci sono tutti i video, eccetera, eccetera. Quindi potete anche fare. Quindi questi vi chiedono di laurearsi entro marzo così non pagano le tasse. E ripeto, vi capisco perché l'università così fa schifo, però un po' mi dispiace perché ci vuole il proprio tempo per, diciamo, capire materiali così complessi. Però se ci riuscite, benissimo, ma non avrete quel secondo bonus. Cioè, dovete aspettare maggio per poterlo prendere. Quello ci scappa, lo dici, vogliono settimane per preparare il progetto e quindi non ne faccio uno eccezionale fuori periodo. Quasi. Vabbè, questo per il salto, datemi un'occhiata sulle policy, cosa succede se copiate, ricordatevi che chi copia in università secondo una legge del 1925 ancora attivo sarebbe punibile fino a 6 mesi, ma ovviamente non l'ho mai vista messa in pratica. Questo dice tanto sul Stato italiano. E infine, io ho creato il canale Telegram, adesso vi rimando questa cosa, ma io durante le lezioni parlo un sacco di quelle che sono opportunità, Hackathon, Google Ash Code, ICM CPC, Spec and Tech, tutto quello che secondo me rende la vita universitaria molto più interessante che quella di, ok, vengo a lezione, faccio esami e poi. Okay. Quindi sperabilmente che magari con la primavera prossima riusciremo a tornare a vivere decentemente, io ve ne parlerò di alcune di queste cose. Come le faremo online all'inizio, c'è nulla da fare. Però, tanto per farvi un esempio, e man mano che si presentano ve ne parlerò, Google Summer Code è un programma per, diciamo, riceve una scholarship da Google lavorando a un progetto open source. Io, quando saranno le date giuste, vi scriverò messaggi dicendo iscrivetevi. Se avete bisogno di parlare con qualcuno che negli anni precedenti in ITN ha preso questa borsa, che è sull'ordine di 5.000 dollari, vi metto in contatto. Giovanni De Toni, Simone De Giacomi sono ancora qui con noi. Francesco Gazzetta forse torna perché era in IIT, eccetera, eccetera. Beatrice è andata via, diciamo. Però, insomma, troviamo le persone che vi possono dare una mano. E questo vale per tutto, cioè nel senso che tutte le cose che
la mia visione dell'università che mi porta ad andare avanti in questo modo, le troverete, cioè, ve ne parlerò ogni tanto, 2 o 3 minuti su questo. Infine, canale Telegram, un canale, scrivo solo io, annunci delle lezioni, mando link, dopo vi dirò, ho corretto il problema 403 sulle slide, scusate, eccetera. Vi chiedo, mi serve così dopo un file unico con tutti voi, di iscriversi al corso. Trovate il link anche sulla home page del corso, in cui mi dite chi siete, cosa volete fare, 12 crediti, obbligatori per gli informatici, oppure 6 più 6, oppure solo 6, eccetera, eccetera. E siete in matematica, siete in informatica, ho bisogno di saperlo perché così riesco a organizzare meglio. Per esempio, se come mi aspetto ci sono un certo numero di matematici, potremmo fare del tutorato specifico sul linguaggio di programmazione che gli informatici conoscono e i matematici no. Okay? E poi c'è questo, un questionario di valutazione della didattica che è sempre attivo. Quindi se, per esempio, nel parlare di Discord, volete dirmi già qualcosa adesso, ripeto il questionario, tanto è totalmente anonimo, non vedo chi me lo manda, non chiede come invece chiede questo. L'account di UTM, quindi questo UTM e questo non UTM, ok, totalmente anonimo. In qualunque momento c'è cioè qualcosa che non va, eccetera, eccetera, me lo dite. Ok? Ora io mi fermo qua, come vedete sono un gran chiacchierone. Dopodomani parliamo, cosa possiamo, cioè iniziamo a parlare invece delle tecniche di analisi. Ok, allora facciamo così, adesso mi blocco un attimo, stop sharing.